Questa sera nel nostro ciclo di conversazioni dal titolo Tempo di Classici abbiamo il professor Alessandro Pisalberti che insegna storia della filosofia medievale e filosofia teoretica all'Università Cattolica, mio vecchio amico, che ormai abbiamo percorso, quelli che sono invitati, con ciascuno di essi abbiamo percorso anni e anni di lavoro, di conoscenza, di comunicazione, di reciproca lettura. Quindi noi ci troviamo in un clima di gradevole amicizia. Il tema della conversazione è Sant'Agostino, l'abisso della creatura. Prego. Ringrazio il dottor Papi per l'invito e ringrazio il direttore della Casa della Cultura, persone sempre accoglienti e sono lieto di essere qui. Naturalmente sono grato al pubblico che è qui ad ascoltare. Il tema è quello dominante nel pensiero di Agostino, il tema dell'interiorità, e che noi attraverseremo questa sera mediante un percorso un po' diverso da quello dei manuali, un percorso che spero sia suggestivo, cioè seguendo il filo rosso dell'abisso. Tra i testi di Agostino molto impegnati su questo tema sono tre grandi opere: le Confessioni, la Città di Dio e la Trinità. Questa sera privilegio le Confessioni perché offrono elementi più facili da essere inquadrati nel contesto di una lezione. E questi elementi sono anzitutto l'interiorità del soggetto narrata in prima persona. L'abisso creaturale assume immediatamente emergenza la partenza stessa di Agostino, dall'io di Agostino che narra dialogando con un tu che è ad un tempo assai distanziato eppure vicino a chi parla. Un tu che è trascendente ma è coinvolto in ogni passaggio della vicenda della creatura Agostino. Un altro elemento è il tema dell'abisso che è in presa diretta con il tema generale delle confessioni. La confessio, latino confiteor, è confessio laudis, celebrazione della lode, preghiera di lode, riconoscimento della distanza, ma è anche confessio peccati, e in questo modo è una mappatura di quella zona della libertà della creatura che è passibile di perdita dell'ancoraggio, quindi è passibile dell'abisso. Abisso inteso etimologicamente come il luogo senza un fondo stabile, senza fondamento. L'abisso è, nella sua accezione più generale, un fondale viscido, melmoso, torbido, dove prevale lo smarrimento, la deriva, l'inabissarsi, con tutto ciò che lo descrive. E in terzo luogo, il testo delle confessioni offre una possibilità di scelta di un percorso nella lettura, come quella che vorrei tenere sullo sfondo questa sera, ed è collegata alla domanda: dall'abisso ci si salva? Dall'abisso ci si può salvare? È possibile che l'esperienza dell'abisso apra uno scenario di riscatto, di riemersione, di scoperta di un fondamento solido, raggiunto il quale l'uomo può considerarsi riscattato, redento dal suo essere sospeso sull'abisso. Dal punto di vista dell'Agostino convertito e divenuto credente, è possibile considerarsi salvato senza subire più contraccolpi o attacchi o minacce che vengano dalla situazione di partenza? Un punto particolare tra i tanti che costellano la biografia di Agostino servirà a tenere desta la questione dell'abisso. Vorrei tenere sullo sfondo la sua polemica antidonatista, che affiora in non pochi luoghi delle confessioni,
purché si riesca a seguirlo in questi luoghi. Delle tre grandi controversie o polemiche che hanno segnato l'attività di Agostino ritornato in Africa nel 388 e divenuto vescovo nel 395, intendo collegarmi alla polemica contro i seguaci del vescovo Donato che difendevano un ideale di chiesa fatta di perfetti cristiani, in cui non potevano avere posto, soprattutto non potevano avere posti eminenti, ossia cariche ecclesiastiche, quanti nel passato avevano sacrificati agli idoli durante la persecuzione di Diocleziano, i cosiddetti lapsi, e non potevano aver posto, secondo i donatisti, quanti avevano aderito prima di convertirsi a sette pagane. Ora, proprio negli anni in cui Agostino scrive le confessioni, tra il 397 e il 401, il vescovo donatista Massimino aveva sferrato un attacco ai cattolici e al vescovo Agostino in particolare, il quale perciò proprio tra il 397 e il 401 si trova coinvolto nella polemica, come dimostrano diversi suoi scritti antidonatisti di quel periodo. Ora, tutti noi conosciamo la polemica ampia che Agostino nelle confessioni conduce contro i manichei, contro il manicheismo. Ma non dobbiamo ignorare quella sottile polemica con cui Agostino risponde alle denigrazioni che gli venivano dai donatisti, i quali mettevano in dubbio la liceità della sua consacrazione episcopale, e addirittura alcuni si spingevano a considerare dubbia la validità del suo battesimo, del battesimo di uno che per 9 anni era stato manicheo. Ecco allora la domanda: era possibile uscire dall'abisso del manicheismo? Era attendibile la confessione di uno che per anni aveva osteggiato la Chiesa Cattolica, della stato organico la propagazione dell'ideologia manichea, la quale attribuisce un posto di principio alle tenebre, al Dio del male, al Dio della materia che cattura propagandosi, facendo prigioniere le creature del Dio della luce, del Dio del bene? In poche parole, per i donatisti non c'è redenzione per chi attraversa l'abisso. Sviluppiamo ora il nostro tema e comincio con analizzare alcuni testi che proprio hanno l'abisso specificamente assunto, tematicamente assunto. Uno dei testi più espliciti è nel libro secondo delle confessioni, al paragrafo 2. L'adolescenza di Agostino è quanto mai fragile, dice, trascinata tra i dirupi delle passioni, sprofondata nel corvo dei vizi, e analizza questa situazione, leggo testualmente da libro secondo, capitolo settimo: nella mia ignoranza procedevo a capofitto verso l'abisso, tanto cieco da vergognarmi fra i miei coetanei di non essere spudorato quanto loro. A sentirli esaltare le loro dissolutezze, tanto più gogliarsene quanto più erano indegni, cercavo di fare altrettanto, non solo per il piacere dell'atto in sé, ma altresì della lode che ne ottenevo. Che altro merita biasimo se non il vizio? E io, per evitare il biasimo, mi immergevo nel vizio. Quando mancavo di colpe che mi eguagliassero ai malvagi, inventavo fatti che non avevo fatto per timore di apparire tanto più vile quanto più ero innocente e di essere giudicato tanto più spregevole quanto più ero casto. In tale compagnia percorrevo la mia strada fra le piazze di Babilonia,
avvoltolandomi nel suo fango come fosse cinnamomo e unguenti preziosi. E per impantanarmi più tenacemente nel suo mezzo, il mezzo di Bagnoli, il nemico invisibile mi calcava, seducendomi, poiché mi lasciavo facilmente sedurre. Questa pagina ricostruisce il senso dell'abisso rispetto al vissuto adolescenziale. Simbolo dell'Apocalisse, avete sentito, è ricavato, simbolo dell'abisso è ricavato dal testo dell'Apocalisse ed è la Babilonia, la città, simbolo dell'essere alla deriva di Dio, che invece abita nella Gerusalemme. Questi due nomi di città designano, rinviano con la carica simbolica a luoghi dell'animo, a territori dello spirito. Quello dello smarrimento senza approdo è Babilonia, quello della crescita cosciente dell'io verso punti fermi è Gerusalemme. Un altro esempio del come si dischiude l'abisso per l'uomo è legato al celebre furto delle pere, compiuto, dice Agostino, solo per il gusto dell'ingiusto, dell'infrazione, del furto fine a se stesso, ossia del male perseguito solo perché piace esibirsi nel fare. Agostino confessa questa malvagia passione del peccato per il peccato e dichiara che ciò l'ha collocato nel fondo dell'abisso, in imo abissi. E da questo sprofondamento che il tu, che riceve la confessione del suo peccato, l'ha recuperato. Libro secondo, capitolo quarto. Così è fatto il mio cuore, o Dio, così è fatto il mio cuore, di cui hai avuto misericordia mentre ero nel fondo dell'abisso. Ora ecco, il mio cuore ti confesserà cosa andava cercando laggiù, tanto da essere malvagio senza motivo, senza che esistesse alcuna ragione della mia malvagità. Era l'Aida, e l'amai, amai la morte, amai il mio annientamento, non l'oggetto per cui mi annientavo, ma il mio annientamento in se stesso io amai, che si scardinava dal tuo soggetto per sterminarsi, non già nella ricerca disonesta di qualcosa, ma nella ricerca della sola disonestà. E qui il tema, soprattutto in quest'ultima battuta, si scardinava dal tuo sostegno, dissidiens a firmamento tuo in exterminium, l'esterminio nell'abisso, lo sterminio. Firmamento è l'ancoraggio, quello che tiene salvo dall'abisso, il firmamento. Domanda: perché l'uomo sceglie di perdersi nell'abisso? Perché sceglie lo sterminio? Possibile scavare nel movimento di coscienza del soggetto umano per rintracciare la matrice delle sue direttrici? È qui che emerge con forza il tema della interiorità correlata con l'abisso. E alla prima domanda che ci facciamo, perché l'uomo sceglie l'abisso, possiamo dare una doppia risposta. La prima risposta è: l'uomo sceglie l'abisso perché l'abisso ha un suo fascino, un fascino riposto nelle bellezze che costellano l'universo. Queste molteplici bellezze si offrono all'uomo perché ne goda secondo una giusta forma, secondo una linea di fruizione o di godimento temperata dalla ragione, rispettando la misura, la proporzione tra l'uomo, le cose belle, il loro uso, la loro bontà. C'è un punto di equilibrio, un firmamento anche qui che andrebbe rispettato, c'è una linea forte di appoggio perché la fruizione delle cose belle resti nel giusto e nel buono. Leggo
Sempre delle confessioni, sempre libro secondo, capitolo quinto, paragrafo decimo, 5-10. Le pelle formine, i corpi, e l'oro e l'argento e ogni cosa simile attraggono gli occhi col loro aspetto, nel senso del tatto. Importa moltissimo la consonanza della carne e del suo oggetto. Anche l'onore, l'onore mondano, il potere, il dominio, posseggono una loro dignità. Origine, fra l'altro, nell'uomo del desiderio di vendetta. Tuttavia, per ottenere tutti questi beni non occorre allontanarsi da te, Signore, né deviare dalla legge. No, vedete, intanto ha elencato il fascino dell'abisso e prosegue. La vita stessa che viviamo qui sulla terra possiede un suo fascino, che le deriva da una certa misura di grazia sua propria e dall'armonia con tutte le altre minime bellezze dell'universo. E l'amicizia fra gli uomini non è forse deliziosa per l'amabile nodo con cui unifica molte anime? Tutte queste cose, e le altre ad esse simili, sono fonte di peccato soltanto nel caso che ad esse tendiamo smoderatamente e per esse, che sono beni infimi, trascuriamo gli altri beni migliori e sommi. Perché, sì, anche questi infimi beni dilettano. L'abisso ha una sua bellezza, la bellezza dei beni infimi. C'è un fascino dell'abisso. L'abisso ha la sua capacità di attrarre, anche le cose infime muovono attrazione, sviluppano un cammino che coinvolge l'intenzione dell'uomo. E qui c'è un passo un po' dotto, ma serve anche per riferimenti alla letteratura classica che qui Agostino fa. Cioè, si sta domandando com'è che l'abisso, l'infimo, muove la psiche. Nella ricetta del movente di un delitto non si è paghi di solito se non quando si scopre la brama di ottenere l'uno o l'altro dei beni che abbiamo definito minimi, oppure il timore di perderlo. Perché essi, questi beni minimi, sebbene abietti e vili, posseggono una loro bellezza e grazia. Qualcuno ha ucciso. Perché l'ha fatto? Vagheggiava la moglie o il potere del morto, oppure cercò di predare per vivere, oppure temeva di perdere uno di questi beni per mano del morto, oppure era arso dal desiderio di vendicare un affronto subito. Avrebbe mai perpetrato un omicidio senza ragione, per il solo piacere di uccidere un uomo? Chi lo crederebbe? Persino alle follie, alle crudeltà estreme di un uomo, per il riferimento dopo che vi dicevo, si riferisce a Catilina, è la fonte che cita è San Lustio de Catiline Conjurazione. Di questo uomo fu detto che sfogava abitualmente per nulla la propria malvagità e crudeltà. E San Lustio, dice Agostino, ne dà una ragione però, perché nell'inattività, dice il suo storico, non si intorpidisse la mano e lo spirito. Domandati anche questo, a che scopo, perché questo? Evidentemente per ottenere mediante la pratica dei delitti e una volta padrone della città, onori, potere e ricchezze, per liberarsi dal timore delle leggi e dalle angustie che gli derivano dall'esiguità del patrimonio e dal rimorso dei delitti. Dunque neppure Catilina amò i propri delitti, ma altro, lo scopo cioè per cui li commetteva. È chiaro. L'abisso esiste con tutte le caratteristiche descrivibili. Non è una categoria retorica, è un appannaggio possibile all'uomo, che accade all'uomo Agostino, ma se pensiamo un attimo alle ultime cose lette, a ogni uomo, agli uomini di ogni tempo.
Seconda parte della risposta, la domanda perché l'uomo sceglie l'abisso. Oltre al fascino della seduzione del male, nell'abisso è inclusa una sfida prometeica. L'uomo vuole costituirsi un territorio proprio senza delimitazioni, un luogo non finito, non segnato da argini e confini, ma infinito, abissale. È l'uomo che si fa simia dei, che tenta la via di Dio, pensa di poter essere infinito e senza limiti, di essere come Dio, il quale Dio sì è l'abisso, perché nulla può contenerlo, nulla può limitarlo, nulla può impedirgli di essere ogni bene, ogni bellezza. In una immagine simbolica di rara efficacia, Agostino dice, siamo sempre nel secondo libro delle Confessioni, 2.6.14, perverse te Dio, imitantur omnes, qui longe se a te facem, e te stolum se adversum te. Tutti ti imitano perverse, cioè alla rovescia. Quanti si allontanano da te, si inabissano. Quanti vogliono stabilire un abisso al rovescio, rovesciato, rispetto all'abisso ontologico costituito da Dio, erigendosi contro Dio. È chiaro il senso. La creatura che si allontana da Dio lo fa per imitare Dio, ecco la scimmia dei, la scimmia di Dio. Contrappone il proprio abisso all'abisso di Dio in un'ottica di delirio prometeico, tentando di costituire un vero abisso rovesciato. Agostino qui, da acuto filosofo, rileva anche che la creatura, anche quando va alla deriva della deriva, ossia anche quando si muove nello sforzo di rovesciare l'abisso di Dio per appropriarsene in autonomia, non fa altro che mostrare la propria cifra creaturale. Questa cifra che la porta inevitabilmente a imitare la propria causa fattrice. Il suo essere non può non esprimere il legame con la causa che l'ha messa nella condizione di essere e di agire. Prosegue la citazione sempre del passo che vi dicevo, ma anche imitandoti a loro modo provano che tu sei il creatore dell'universo e quindi che non è possibile allontanarsi da te in alcun modo. E prosegue applicando a se stesso, alla propria volontà di onnipotenza esibita nella circostanza del furto delle pere, l'aberrazione di questa operazione prometeica. La stigmatizza con parole di fuoco, putredo la chiama, marciume, monstrum vitae, mostruosità vivente, mortis profunditas, abisso di morte, tenebrosa onnipotentiae similitudo, buia caricatura dell'onnipotenza. Vedete, stupefacente lettura, è molto lucido dell'abisso a cui si volge la creatura, perché questi termini appunto fanno emergere le caratteristiche dell'abisso da cui c'è il rischio di non potersi più salvare. La putredo, la mostruosità, sono i mostri nell'abisso. Di abissale vero nell'abisso c'è solo la morte che inghiotte, la mortis profunditas. Tutto questo è il risultato di chi imita Dio viziose acque perverse, in modo malvagio e rovesciato. Arriviamo alla seconda domanda. Dall'abisso c'è riscatto possibile? Dal naufragio c'è possibilità di recupero dell'autenticità? Settimo libro delle Confessioni narra la novità intervenuta per il protagonista Agostino, quella novità che ha ispirato l'idea di una autobiografia per confessare che cosa si è verificato di nuovo nella sua vita, che cosa è cambiato. Questa novità è nota a tutti ed è la sua conversione al Dio di Gesù Cristo.
il quale gli è apparso in modo sempre più netto come l'unico firmamento, come l'unico ancoraggio stabile di liberazione dal vortice dell'abisso. Una verità, questo firmamento, che gli è giunta dalla rivelazione contenuta nel Vangelo di Gesù Cristo. Non ha incontrato direttamente Gesù Cristo, ma ha incontrato il Vangelo. Tuttavia, la modalità che lo sorprende e lo convince è questa, che l'abisso divino, il Dio onnipotente creatore, scegliendo di inviare Gesù Cristo come mediatore tra Dio e gli uomini, lo fa abbassandolo al livello del fango che contrassegna l'abisso dell'uomo. Sono parole di Agostino, Confessioni 7:18-24. Il tuo verbo eterna verità, che si innalza al di sotto delle parti più alte della creazione, quindi l'abisso verticale, eleva fino a sé coloro che piegano il capo, però nelle parti più basse, col nostro fango, si edificò una dimora umile, la via per cui far discendere la loro altezza e attrarre a sé coloro che accettano di piegare il capo, guarendo il turgore e nutrendo l'amore, così impedì, facendo questa calata nell'abisso, impedì che per presunzione si allontanassero troppo, e li stroncò piuttosto con la visione della divinità stroncata davanti ai loro piedi per aver condiviso la nostra tunica di pelle. Sfiniti si sarebbero reclinati su di lei ed essa, alzandosi, li avrebbe sollevati con sé. L'abissale abbassamento del verbo che stronca la presunzione dei dimoranti nell'abisso, presentando loro, sentite che parole forti, la visione della divinità stroncata davanti ai loro piedi. Li stronca e li redime perché sfiniti dalla divinità offertasi stroncata, si indirizzano a lei e lei li solleva dall'abisso. La novità della rivelazione calatasi nell'abisso è il suo offrirsi come firmamento per l'uomo, come stabile insegnamento che aiuta a distinguere le cose buone dalle malvagie, come il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre. Prima della creazione del firmamento, pensiamo alla narrazione della Genesi, solo Dio sapeva distinguere la luce dalle tenebre. Ora, dopo l'apparizione nella storia della novità della rivelazione in Gesù Cristo, anche l'uomo, in questo caso Agostino, può arrivare a distinguere il giorno dalla notte, può sconfessare tutta la confusione che stava nella religione manichea, che vedeva il mondo attuale come una mescolanza turbolenta di luce e di tenebra, un vortice melmoso in cui non si intravedeva alcun approdo fermo, per cui l'abisso del manicheismo era eretto a sistema. Ora, per Agostino, la notte è andata oltre e il giorno si è avvicinato. La luce del bene non tollera di essere parificata alla tenebra, perché il bene non sarebbe bene se non si imponesse sul negativo, sul male, che ontologicamente è definito come privazione di bene. La luce del bene, nell'abbassamento dell'incarnazione, ha svelato la propria diversità dalle pseudo-luci dell'abisso. E ai donatisti, Agostino aggiunge che non è l'uomo a giudicare l'azione di Dio. L'uomo deve purificarsi con le luci dispensate da Cristo, conversione, grazia, sacramenti. E l'efficacia di questa dispensazione la conosce solo Cristo, e con la fede la conosce l'uomo che a lui si affida. È lui che redime, è lui che riscatta, è lui che accetta la conversione, che dà la grazia. L'uomo non può esserne
né il giudice né il controllore. Agostino si è affidato con la fede del battesimo alla grazia dispensata dal Cristo e i donatisti non possono stabilire limiti a questa azione di grazia, né possono scrutare l'azione che essa sviluppa nei cuori. Confessioni 13, 20, 26. I tuoi sacramenti, o Dio, l'opera dei tuoi santi attraversano i marosi delle tentazioni mondane per impregnare le genti dell'acqua del tuo battesimo impartito nel tuo nome. Frattanto si produssero meraviglie grandiose simili agli enormi cetacei. Le voci dei tuoi messaggeri volarono sopra la terra in accordo col firmamento del tuo libro. Se lo ponevano dinanzi per avere autorità e sotto di essi volavano ovunque andavano. Qui il riferimento ai messaggeri, vi ho detto prima, Cristo è arrivato a Agostino attraverso il Vangelo annunciato dagli Apostoli. Questi messaggeri volarono sopra la terra in accordo col firmamento, il firmamento che salta dall'abisso del tuo libro della rivelazione. Quindi i messaggeri, i continuatori degli apostoli hanno autorità e parole confermate, hanno il tuo libro come firmamento. Non c'è un credo diverso da quello che professa la Chiesa Cattolica, dice Agostino, riferimento alle accuse che gli si rivolgeva. La Chiesa Cattolica confessa la remissione dei peccati col battesimo. Agostino è vero cattolico perciò, è vero vescovo. Ha attraversato i marosi delle tentazioni mondane ed è stato alla fine confermato nella grazia e consacrato come moltiplicatore di grazia e di sacramenti. Solo Gesù Cristo ne è il garante. Nessun donatista può sostituirsi a lui. E questo accenno alla materialità dei sacramenti è importante, anche i grossi cetacei sta commentando la Genesi. Materialità o corporalità dei sacramenti è fatta perché sia visibile il momento della storia individuale in cui Cristo opera la salvezza. La corporalità dei sacramenti attesta agli occhi degli uomini che la promessa si è calata e si è offerta alla libertà di chi la accoglie. Questo basta per le prove che possono volere gli uomini, l'averlo visto battezzare. Il resto è affidato a Dio, il solo che può dare efficacia alla promessa. Nel libro tredicesimo delle Confessioni, Agostino ha il modo di riferirsi alla narrazione dell'inizio della Genesi, sei giorni della creazione, Dio, lo Spirito di Dio che si muove al di sopra delle acque. Nelle traduzioni della Vulgata latino lo Spirito di Dio talvolta tradotto si vibrava sull'abisso. È Dio che crea la luce per separare la luce dalle tenebre. A questo punto Agostino si rifà a due passaggi dei Salmi che parlano dell'abisso. Il Salmo 35,7, cito il versetto diretto: la tua giustizia è pari ai monti eccelsi, sono un profondo abisso i tuoi giudizi. E poi, più amplificato, il Salmo 41, versetto 8: l'abisso invoca l'abisso nella voce delle tue cascate. Questo versetto di questo Salmo è liturgicamente molto presente in tutte le salmodie monastiche. Abissus, abissum invocant. Nella voce delle tue cascate, altra traduzione, con la voce delle tue cateratte. E è lo stesso Agostino che in un ampio commento al Salmo 41 interpreta questo Salmo. L'abisso è un termine propriamente affidato a significare la profondità impenetrabile delle acque. I giudizi di Dio sono un abisso, perché insondabili, impenetrabili. Ma anche il cuore dell'uomo è un abisso, perché è profondo, per la profondità. Agostino dice che il cuore dell'uomo è impenetrabile, è insondabile. Chi può scrutare che cosa dispone, che cosa l'uomo vuole, che cosa non vuole?
Allora, se l'uomo è abisso suo volto, come si può interpretare l'affermazione del Salmo che l'abisso invoca l'abisso? Forse, si domanda Agostino, l'uomo invoca un altro uomo, un altro abisso, forse per invocare la morte? No, dice Agostino, nessuno chiama a sé la morte. È vivendo il male che gli uomini invocano la morte. Allora l'invocazione dell'uomo verso l'abisso mette in luce il fatto che ogni uomo, per quanto santo, per quanto giusto, per quanto progredito in molte cose, è un abisso. E invoca un abisso quando ammaestra un altro uomo nella fede e nella verità per la vita eterna. Cerco di spiegare il passaggio. Nella profondità dell'uomo c'è un territorio indefinito che rimane nascosto a lui stesso, ma che è manifesto agli occhi di Dio. È lo spazio interiore di apertura alla salvezza, della richiesta di un saldo orientamento nella sapienza. È questo spazio dell'anima, pur abissale nella sua complessità che rasenta l'indecifrabilità, che invoca l'abisso della fede, della luce che rischiara l'interiorità, e lo fa con le voci delle cascate, le cateratte della rivelazione divina. Cascate che fluiscono, la cascata, appunto, l'abisso scende a cascata, fluiscono dalla rivelazione della salvezza e soprattutto dalla forma dell'incarnazione che abbiamo visto si è calato nell'abisso dell'uomo per salvarlo. Agostino di seguito ricorda anche un'altra possibile esegesi del passo. L'abisso invoca l'abisso, si può intendere che l'uomo costitutivamente abisso nel senso di profondità indecifrabile e perciò a rischio di smarrimento, di perdita totale, invoca l'abisso del giudizio di Dio. Leggo un passaggio del commento al Salmo 41. Ma se qui nel male saranno vissuti gli uomini, l'abisso invoca l'abisso, perché passano di pena in pena, di tenebre in tenebre, di profondità in profondità e di supplizio in supplizio, e infine dall'ardore della cupidigia nelle fiamme dell'inferno. Ecco che cosa ha forse temuto quest'uomo allorché dice: l'anima mia si turba in me. Devo essere umile. Ho avuto orrore infatti dei tuoi giudizi. Violentemente ho temuto i tuoi giudizi. Per questo l'anima mia si turba in me. E quali tuoi giudizi ho temuto? Sono forse piccoli questi tuoi giudizi? Sono grandi, sono duri, sono pesanti, ma volesse il cielo che fossero i soli. L'abisso chiama l'abisso nella voce delle tue cascate, poiché tu minacci, tu dici che dopo queste fatiche ci resta un'altra condanna. Dove sfuggirò dunque dal tuo volto? Dove scapperò dal tuo spirito se l'abisso invoca l'abisso? Se dopo queste fatiche devo temerne più pesanti? Qui l'interpretazione è: l'abisso invoca l'abisso, nel senso che l'abisso invocato è il giudizio di Dio, un giudizio di Dio che può essere di salvezza o di condanna. Quindi l'abisso invocato stimola a comportarsi, adeguarsi all'abitare l'abisso. Ed è il terzo punto di questa mia conversazione. La via d'uscita, abitare l'abisso. Discernere l'abisso con la massima attenzione, con la ricerca dell'orientamento, per captare segnali di richiamo, passaggi che aiutino a varcare l'abisso. Cercare gli ancoraggi numerosi, i giudizi di Dio. Sempre il commento Salmo 41, è l'ultima citazione diretta che faccio in questo contesto, è breve. Tutti i tuoi cavalloni e i tuoi frutti passano sopra di me.
i flutti in ciò che subisco, i cavalloni in ciò che tu minacci. Ogni colpa che sento è una tua ondata, ogni tua minaccia è un tuo rinvio. Nelle ondate questo abisso invoca, nei rinvii invoca l'altro abisso. In ciò che soffro, tutte le tue ondate, in ciò che tu minacci di più grave, tutti i tuoi rinvii si sono rovesciati su di me. Colui che minaccia non opprime, ma rinvia. Ma poiché tu liberi, questo solo ho detto all'anima mia. Spera in Dio, perché Lui lo darà. Quanto più frequenti sono le sciagure, più dolce sarà la tua misericordia. La grandezza di questo tracciato sintetico di come abitare l'abisso mi pare che stia nel fatto che Agostino ha scavato l'intimità del vissuto dell'uomo, quello di Agostino, ma mi pare quello dell'uomo di ogni tempo, averne scoperte le strutture contrastanti. C'è, soprattutto in questi ultimi passi, esplicita dichiarazione di un laceramento permanente in cui è sottoposta l'esistenza umana. Nel suo desiderio congenito di felicità, nella sua aspirazione a conoscere se stesso e le cose così come sono, cioè nella loro verità, la difficoltà di restare fedele a ciò che si riconosce prioritario e di maggiore valore. Nessuno è felice se viene ingannato, dice con finezza Agostino, e ciò mi sembra che valga a dire che nessuno desidera stare fuori dalla verità, perché la verità, cioè il sapere come stanno le cose, rende felici. Questo scavo nella profondità delle contraddizioni, delle lacerazioni, delle aspirazioni a tentare nuove vie d'accesso alla felicità è riassumibile nel triplice ordine delle tentazioni in cui è quotidianamente sottoposta l'esistenza di Agostino, così come egli ce la descrive nel libro undicesimo delle Confessioni. La ripercorriamo sinteticamente e mi avvalgo anche nel proporvi questo triplice ordine di tentazioni in cui Agostino, convertito vescovo, è sottoposto quotidianamente. Mi avvalgo della lettura che ha fatto il giovane Heidegger in un corso del 1920-21 che è pubblicato in italiano nel volume intitolato Fenomenologia della vita religiosa. I capitoli dal 30° al 39° del libro undicesimo delle Confessioni sono dedicati alle tre forme della tentazione, del vacillare, nel defluxus, nel decadimento. In una situazione in cui si cerca di dominare la connessione, il nesso tra felicità e piacere, il nesso tra verità e apparenza di verità. Ecco qua, questo accenno che farò ai tre generi di tentazioni va preso non come se Agostino trattasse cavilli da moralista. Non sono narcisismi di un retore che si sbizzarrisce nell'indagine psicologica. Qui Agostino si mette a nudo, dicevo, è uno convertito, è uno vescovo, è uno testimone di tante cose che ha da vivere in quotidiano nella situazione di tentazione permanente. Quindi è il cercare l'ancoraggio che nella vita attuale è pieno di difficoltà, dato che a Agostino pare che tutta la vita umana sia una tentazione. La prima forma della tentazione è denominata concupiscentia carnis. Concupiscenza in latino concupiscere, desiderare insieme, desiderare con, e questo primo genere di tentazione, concupiscenza carnis, desiderare con la carne. La seconda, che vedremo subito dopo, è la concupiscenza oculorum, desiderare con gli occhi.
La terza è l'ambizio secoli e concupiscenza dell'io interiore, il desiderio di gloria. Il desiderio della carne, con la carne, concupiscenza carnis, affiora nella memoria di Agostino e gli scrive, ad esempio, quando permangono nella sua memoria le immagini degli antichi amplessi. Si riaccendono nel sonno, mentre queste immagini sono deboli quando Agostino è destro, per cui egli si domanda, forse che non sono io nel sonno, nella veglia resisto, ma nel sonno dove va la ragione? E riconosce però che le esperienze oniriche appartengono al mio mondo, al mondo della mia vita. Ancora sempre nella concupiscenza carnis, la fame e la sete che vengono soddisfatte, ma dice quella che è una necessità, un bisogno fisico della carne, si trasforma in diletto. Aver bisogno di cibo è soave. Il dolore viene estinto con piacere, la cura dei nostri bisogni diventa piacevole, per cui Agostino si domanda, si soddisfano la fame e la sete per il bisogno della cura del corpo oppure perché dalla soddisfazione se ne trae piacere? Accade che quanto basta per la salute è poco per il piacere. Da questo si coglie la conflittualità della vita, perché il desiderio della vita beata passa attraverso tutte le forme di desiderio che mi sollecitano, anche attraverso il mio desiderio quotidiano di cibo, da cui misuro il mio genuino protendermi verso l'autentico esse beatus. E poi ancora, dopo la pulsione sessuale e la brama del cibo, ecco le attrazioni sinuose degli odori, apparentemente innocui, ma in realtà sempre pronti a invadere. Poi quelle dei suoni vocali, dei suoni musicali, ossia il piacere degli orecchi, capaci di portare al bene e di convergere sul male. La voce, parole, modulazioni della voce, sospiri, gemiti, eccetera, suoni ritmati, melodie, sacre e profane, possono attivare gli affetti dello spirito, ma sono capaci anche di deviare lo spirito dalla giusta concentrazione. E poi alla volta della tentazione degli occhi, intesi come occhi della carne. Ogni giorno mi mettono in presenza di forme e colori veicolati dalla luce e che evidenziano la mia dipendenza da essi e la mia fragilità, al punto che, dice Agostino, io non reggo il buio. I prodotti degli uomini aggravano questa situazione di vulnerabilità perché insistono nell'accrescimento dei prodotti da guardare, perciò aumentano il campo delle sconcezze, del materiale pornografico per gli occhi. Agostino stigmatizza tutto il campo degli oggetti esteriori che attirano la vista, cui noi potremmo riconoscere il mondo mediatico, mediatizzato dei nostri giorni, che provoca la dispersione della visione, allontanandola dal piacere della vita beata che sta ferma nella verità, che è il mondo vero, non il mondo mediatico o virtuale. Grande tentazione, dice Agostino, questo incamminarsi nelle bellezze esteriori e perdere la bellezza interiore. Con la seconda forma della tentazione, concupiscenza oculorum, siamo di fronte sempre agli occhi e alla vista, ma questa volta intesa come non vedere nella carne, ma attraverso la carne, per la carne, l'esperire mediante la carne, sviluppando cioè una smodata curiosità, un forte appetito di conoscere. Questa bramosia, nota Agostino, si traveste col nome di scienza, si riveste di ornamenti e palutamenti che la fanno apparire conoscenza, scienza, sapere, che attiva continuamente gli occhi della mente. Ecco, questa bramosia di cose nuove da vedere per il gusto solo del conoscere,
del mero vedere compromette la passione della verità. Porta al cuore della memoria una catena di curiosità senza fine. Il terzo genere della tentazione è costituito dall'amore della lode e l'amore della stima degli altri per sé. È quello che noi chiamiamo autocompiacimento, l'egocentrismo. Esprimono l'attenzione e il desiderio a che ricadano su di sé la fama, la gloria, la stima degli altri. Di questo terzo genere di tentazione Agostino dice che la lingua è il principale veicolo, perché il sermo, il discorso costruito dalla lingua degli uomini, espone il mondo del sé a mettersi in opera in vista degli altri. E qui parla il retore Agostino. Il retore Agostino, facitore di sermoni persuasivi, esperto nell'uso della lingua, che però definisce come una fornace, un crogiuolo in cui sono sottoposti quotidianamente a verifica l'io individuale e gli altri in riferimento a sé. Qui richiamo anche una nota di Heidegger che dice: il mondo del sé, il proprio mondo nel senso fenomenologico del mondo della vita, il Lebenswelt, si relaziona al mondo degli altri nella volontà di mostrarsi superiori ad essi e nel pretendere la loro stima. La lingua è veicolo delle parole che noi pronunciamo come delle parole che gli altri pronunciano su di noi, lasciando ampio spazio all'inautenticità, alla dissimulazione, all'atteggiarsi, all'esibizione. Una citazione di Heidegger: dunque, finché in generale è l'uomo a essere lodato, ritenuto importante e meritevole, nonché dichiarato tale, ciò non accade in base alle preoccupazioni più autentiche in vista di esse. Egli non ha nulla che potrebbe mai esibire come meritevole di lode, e se ce l'ha, lo ha ricevuto, il dono, la dote. Il rallegrarsi per il fatto di essere lodati in quanto tale è un compiacersi di sé medesimi, in connessione con la tentazione è un decadimento. La vita nel mondo degli altri, bella questa espressione in cui Heidegger traduce la terza tentazione di Agostino, la vita nel mondo degli altri, nella possibilità di essere lodati, c'era in sé il pericolo di un futile autocompiacimento. Agostino, al termine di questa analisi che ho presentato sinteticamente, dichiara di essere continuamente sottoposto a rischi. Dichiara tutta l'angoscia che prova nell'avere se stessi fra tanti pericoli e travagli. E qui cito invece Agostino, è un passo che credo emblematico di quello che sto dicendo: in tutto questo percorso che rifaccio consultando te non trovo un luogo sicuro per l'anima, un luogo dove si raccolga ogni cosa perduta, dove nessuna parte di me possa sottrarsi a te, te, come io. Talvolta accade che tu mi immerga in uno stato d'animo del tutto insolito, ci sono i momenti di indefinibile dolcezza, che se mai fosse piena questa dolcezza, io non so che sarebbe, ma non sarebbe più questa vita. E in questa vita io ricado sotto il peso delle angosce, e le solite cose mi riassorbono e mi tengono stretto, e piango molto, ma molto stretto mi tengono, tanto po' il piombo dell'abitudine. C'è questa frase, vale di più di quelle altre normalmente citate: stare qui, in questa situazione dove le cose solite mi trattengono, mi restano. Stare qui posso e non voglio, stare là voglio e non posso. Risultato: qui come là, infelice.
è una breve conclusione. Tempo dei classici, dice il tema generale che il professor Papi ha dato al nostro corso di filosofia. Perché quanto abbiamo detto di Agostino merita di essere incluso tra un tema classico per la filosofia, per i filosofi di oggi. Ecco, propongo in conclusione una riflessione che può aiutare a rispondere a questa domanda. Sono consapevole che non è l'unica risposta e che non è neanche esaustiva. La proposta antropologica che emerge da quello che abbiamo detto di Agostino fa vedere la convinzione che per Agostino il corpo e l'anima sono modalità di dire l'esistenza umana senza pensare che si possano disgiungere. Abbiamo visto come le inclinazioni e le necessità della carne vanno contemperate e fatte coesistere con le istanze dello spirito. Ciò produce la grande drammaticità della loro convivenza, richiede l'accettazione della paradossalità del vivere in perenne conflitto, sempre nella tensione, nell'insopprimibile confronto con le difficoltà e con la sofferenza. Non so se era quello che tu dicevi, Fulvio, quando dicevi che questo è l'Agostino che arriva fino al piede. Sì, credo che sia. Abbiamo visto anche che Agostino ha trovato, attraverso il percorso di conversione, nell'incarnazione del Verbo, la luce che consente di farsi una ragione di questa permanente conflittualità. L'intero cosmo, attraverso la carne assunta realmente dal Verbo di Dio, è segnato da un immancabile destino di luce che lo proietta verso la salvezza definitiva. Tuttavia Agostino non scappa, non si rifugia nel platonico mondo ideale disincarnato. Il male, le angustie, le tenebre sono reali e vanno trattati come tali, sopportando, contrastando, lottando nella convinzione che è dentro questa storia che si costruisce la vera storia, quella che libera dalla contraddizione. Agostino insegna che al suo definitivo instaurarsi la città di Dio, purificata dalle scorie della negatività e del dolore, accoglierà anche la materia, accoglierà il corpo, accoglierà la dinamicità vitale del corpo e della materia. Ecco, questa è una voce nuova nella storia dell'Occidente. Nessuno prima di lui tra i pagani, nessuno di lui tra i padri della Chiesa aveva detto questo. Nessuna lettura dell'esistenza umana, neanche quelle fatte alla luce della rivelazione del Vangelo, aveva proposto prima di Agostino un percorso come questo. Ha ragione, perciò Agostino viene talvolta indicato come il padre dell'Occidente. Agostino è stato capace di fare spazio all'unicità della fede nel Dio di Gesù Cristo insieme alla scansione temporale della storia della salvezza, con tutte le tensioni immanenti alla mutabilità del vivere e con la ricerca di una convivenza civile che vive aspirando alla pace, ma non riesce a liberarsi dalla guerra, che persegue la giustizia, ma è impagnata in un velo abissale di ingiustizia. La ragione in questa storia si accorda con la fede, con un ossequio che per Agostino non è umiliante, ma è un ossequium razionabile, che legge il mistero come incremento di conoscenza e di intelligenza e quindi rende capace di confrontarsi con il vivere quotidiano. Con l'agostinismo medievale ha accolto questa via alla pacificazione dei conflitti interiori dell'uomo, senza rinunziare all'essere uomini così come l'uomo è. Nel cuore dell'abisso, nella vicenda interiore di ciascun io, si è manifestato un
un firmamento solido, un punto di luce riconoscibile perché fatto di carne, un uomo che offre un appoggio fermo e sicuro per attraversare l'abisso, perché è l'abisso ontologico. Con tutta la mia riflessione razionale tengo insieme la mia vita tra i flutti che ancora su di lei si frangono e la mia firma adesione al firmamento. Nella prima modernità, un agostinismo diverso da quello medievale, penso esplicitamente all'agostinismo luterano, proporrà all'uomo l'opzione della sola fides, proporrà di abbandonare la ragione. Ma senza la ragione che fa da ponte tra la fede che salva e l'abisso che minaccia di inghiottire, tutta l'antropologia si troverà in difficoltà nei confronti del vivere quotidiano e della storia. Grazie. Che ha avuto un merito fondamentale, secondo me, quello di stare, dentro ad Agostino. Perché in fondo, nella cultura contemporanea, Agostino può essere declinato perlomeno in tre direzioni. No, prendiamone una molto generale. Il genere letterario, la confessione. Benissimo. La confessione con Agostino inaugura un genere letterario. Prima non c'è. Nel mondo classico non esistono confessioni. Già esplorare la dimensione della confessione, che nasce come genere letterario all'interno di una conversione, già questo è un tema che da solo meriterebbe una conversazione. Non parliamo della dimensione del finito, Agostino è entrato nella cultura. La cultura, diciamo, europea, così degli anni 30, proprio per la dimensione del finito, per la dimensione della irriducibilità del finito, ha dimensioni diverse, ha dimensioni salvifiche nella storia, nell'insieme, nella società. Queste erano tre dimensioni plausibili, ma io ho apprezzato Giordano perché invece è rimasto dentro l'Agostino. C'è stato un Agostino vivente e anche un poco imbarazzante. È anche un poco imbarazzante. Poi il finale. E il finale con Alessandro, io sono in dissenso, perché io lo leggo da. Sono, dentro me c'è una stratificazione potente di teologia protestante. Quindi io leggo proprio nella dimensione della sola fides, cioè l'annichilimento dell'umano, perché c'è un continuo annichilimento in Agostino. Gli occhi, il guardare, il sentire, il parlare, l'essere amati, l'essere in relazione, il tenere era un oratore poi, quindi era abituato alle forme di socialità, Bene, tutto questo che è il tessuto della vita umana, il tessuto comune della vita umana, quindi tutto questo viene annichilito, tutto questo ti trascina da un'altra parte rispetto alla dimensione della fede, cioè la tua vita è annichilita, tu sei soltanto di fronte al tema della fede. Ecco, io devo dire che questo tema è sconvolgente, perché guardate, spesso mi capita di dire, lo dicevo da Alessandro prima, mi capita di sentire le persone che con leggerezza dicono io credo in Dio, che guardate non è una buona proposizione, come dire io preferisco le pere, non ha lo stesso carattere. Cioè, per capire bene che cosa si sta dicendo bisogna cercare di stare dentro a come Alessandro ci ha esposto a tutti, perlomeno così. Quindi bisogna sapere che la vita si trasforma, c'è una trasformazione della vita ed è una trasformazione per cui tutto quello che ci pare bene nell'immediatezza, nella sensibilità, nella valutazione comune, nell'abitudine, ebbene tutto questo è perdita, tutto questo è distruzione.
Allora cerchiamo di stare attenti quando prendiamo con noi stessi o crediamo di prendere degli impegni di fede. Gli impegni di fede sono definitivi, stravolgenti, di una serietà che non ha limite, che non ha limite. Io so che Alessandro sta pensando che io sto esagerando. Capisco benissimo che sta pensando che io sto esagerando, che in fondo sto incarnando una figura di teologo luterano. No, questa è la dimensione in cui io la ringrazio veramente di aver letto Agostino con questa radicalità. E anche a me che in realtà non sono religioso. In realtà quando io parlo di religione parlo in questi termini imbarazzanti, definitivi, difficilissimi da sopportare. Voi avete sopportato facilmente questa esposizione, tutti i passaggi, l'annichilamento di ogni dimensione dell'esistenza. Guardate che io non sto dicendo che questo non va bene, dicendo che questa è un'esperienza radicale. Questa è un'esperienza, io sono molto grato alla conferenza, perché non ha, Alessandro non ha giocato sulla filosofia, non ha giocato come sarebbe stato capacissimo, essendo anche un filosofo teoretico, quindi ha avuto una facilità sorprendente a deviare in una occasione filosofica. Invece lo ha tenuto stretto nei suoi temi, creando in noi interesse, imbarazzo e penso anche un briciolo di paura. Grazie. E forse la seconda lettura della frase la visto in bocca alla visto di Agostino va bene, ma... va bene, se ci sono delle domande, delle osservazioni, se c'è io avevo due osservazioni, direi. Una, che cosa ne pensa il professor Ghisalberti? La prima sarà una domanda così un po' stravagante. Dell'applauso a scena aperta, diciamo così come si dice a teatro, quando lei direi si è soffermato sull'infelicità. E perché direi a questo punto, più che la speranza di essere salvati, tutto sommato, siamo consapevoli di essere irrimediabilmente tutti infelici. Strano direi questo applauso, direi a scena aperta, quando evidentemente la conferenza non era terminata. C'è stata una consonanza, in un certo senso, sentimentale tra l'uditore e la conferenza. La seconda, direi, osservazione è che anch'io, direi, dico la verità, mi sento concorde con il vedere Agostino come l'ha presentato il professor Fulvio Papi nell'ottica di un agostinismo protestante, di un agostinismo che si affida tutto alla fede. E mi chiedo a questo punto, visto che lei invece ci propone di coniugarlo con la ragione, e questa è la conclusione della sua proposta, come può essere plausibile, direi, questa proposta di coniugarlo con la ragione se l'abisso è ontologico? Un abisso ontologico come può essere rispettato anche dalla ragione? L'ontologia è quello che è. Tutto sommato, razionalmente, Agostino resta un manicheo. Resta un manicheo che vede il male come irrimediabile a qualsiasi soluzione di ragione e quindi l'uomo di fede non si coniuga con la ragione. L'uomo di fede sopprime la ragione. Grazie signore, bellissimo intervento. Prego. Un po' cale di risposta.
come là in Parigi, naturalmente ci trovavo consonante per un momento del percorso, perché tutti noi, anche i santi, anche i puri tra di noi, hanno a che fare con il dolore, le note di sofferenza, le contraddizioni, di felicità, e questa aspirazione a essere liberati ci dà infelicità, perché non riusciamo a concludere, a portarla in porto. Quindi sicuramente era una consonanza, quindi vuol dire che perlomeno il discorso andava secondo una direttrice condivisibile, secondo una logica condivisibile. Ma così dire, un protestante, sì certo, io ho fatto quel riferimento, ero stato incerto se farlo o non farlo, ma temevo che la mia conclusione, se non facevo quel riferimento, sarebbe andata vuota, sarebbe passata inosservata. E allora io sono convinto che per la lettura di questa sera potremmo documentare le altre opere di Agostino che ho citato, le Civitate Dei, le Determinitate, potremmo documentare come la ragione si coniughi con la fede in Agostino. Il problema allora diventa quello della domanda della professoressa: come l'abisso ontologico si concilia con la ragione? Io le risponderei in questa forma: che l'abisso ontologico non si concilia con la ragione se è la ragione che pensa di porlo. Se è la ragione che pensa di porre l'abisso, allora è inadeguato. Ma la non catturabilità dell'abisso non impedisce che sia l'abisso a porre Dio finito. Allora, in questa prospettiva, l'abisso ontologico si concilia col finito. Se non è il finito che pensa di porre l'infinito, se non è l'uomo che pensa di porre Dio, ma se la cosa è rovesciata, come fa Agostino, quando scopre, quando si converte, scopre che è Dio che pone l'uomo, allora l'abisso assume la dimensione dell'abisso, ma non esprime quell'inadeguatezza che lei diceva. Chiaro che sono io a porre l'abisso, a porre Dio, sono inadeguato, quindi non sono credibile, e non è credibile l'abisso posto dalla ragione. È la ragione posta dall'abisso che diventa credibile. Se non ci sono altre osservazioni, io ringrazio molto il professore Gisberti, ringrazio anche voi per essere stati presenti e così attenti. Grazie.